abbiamo già iniziato questo nostro convegno con la preghiera, con la riflessione del Patriarca Moravia che è dovuto andare via, che ringraziamo anche per quanto ci ha detto, che penso che potrà essere oggetto anche di ulteriore riflessione. E do subito la parola a Don Giovanni Sandonà, che è il delegato per il diaconato della diocesi di Vicenza. Poi darò la parola anche a Don Venanzio, che è il superiore della Pia Società San Gaetano. Ecco, io non devo dire nulla di mio se non partecipare nel limite del possibile, ma leggo il saluto del vescovo di questa chiesa della diocesi di Vicenza. Un saluto cordiale e un affettuoso benvenuto a tutti i partecipanti a questo convegno che la Chiesa vicentina è felice e onorata di ospitare proprio a 50 anni dalla ordinazione dei primi diaconi permanenti della Chiesa italiana. Il mio pensiero va anzitutto a ciascun diacono, alle spose e alle famiglie di coloro che vivono anche il ministero sponsale, in particolare a quanti provengono da più lontano. Sono grato a tutti coloro che si sono adoperati per organizzare e animare questo 27° convegno, in modo particolare la Commissione Nazionale e coloro che rappresentano la comunità diaconale della diocesi. Esprimo il mio compiacimento per il numero e la qualità dei relatori che aiuteranno ad approfondire il tema del convegno e a declinarlo in possibili e doverose scelte ecclesiali e personali. Un benvenuto particolarmente sincero e grato al signor Cardinale, che oggi non c'è ma arriverà via Skype, e alla Chiesa del Triveneto, ben rappresentata dal caro Patriarca Francesco, che ha inaugurato con la preghiera queste giornate. Sono passati 50 anni da quel 1969 in cui il mio predecessore, Monsignor Carlo Zinato, fidandosi dell'intuizione e dell'entusiasmo e della determinazione del venerabile Don Mottorino Zanon, apriva le porte al ripristino in modo permanente dell'ordine del diaconato dopo tanti secoli in cui era stato considerato come una tappa propedeutica al presbiterato. Ma se possiamo verificare con gioia l'accoglienza che questo dono del Concilio Ecumenico Vaticano II ha avuto nelle nostre chiese, non dobbiamo nasconderci il fatto che la consapevolezza delle singole comunità parrocchiali e anche delle varie forme di aggregazione ecclesiale rispetto al carisma e al ministero del diaconato è ancora molto debole e insufficiente. In questi giorni la tematica sarà affrontata da tante prospettive attraverso competenze varie e qualificate. Mi auguro perciò che si possa già in questa sede tracciare qualche percorso molto concreto e fornire indicazioni precise e attuabili. Mi permetto di ricordare quanto sto raccomandando alle parrocchie, alle unità pastorali, ai gruppi, alle associazioni e ai movimenti. Individuare, promuovere e accompagnare un candidato al diaconato non è tanto una risposta di emergenza di fronte alla diminuzione dei presbiteri. Significa piuttosto dare pienezza e compimento al volto dell'intero popolo di Dio, da cui sono assunti i ministri ordinati per essere costituiti al suo servizio. Sarò con voi tutta la giornata di venerdì,
e avrò la gioia di accogliervi nella nostra cattedrale, proprio laddove avvenne l'ordinazione che stiamo ricordando. Vi benedico di cuore e vi auguro fraternamente un proficuo lavoro, Beniamino Vescovo.